Sapevamo che era piena di insidie, considerando che insomma, abbiamo giocato solo 2 giorni fa e affrontavamo una squadra che veniva da un lungo periodo di inattività dove c'erano delle incognite tattiche, insomma, della loro disponibilità. Credo che i ragazzi poi hanno meritato la vittoria alla fine, nonostante un primo tempo dove abbiamo alternato un po' di confusione, concedendo anche qualcosina, un secondo tempo in netta ripresa. E dove dopo il vantaggio insomma, iniziale potevamo chiuderla in modo un po' più netto. Infatti mi sono complimentato con l'allenatore perché comunque credo noi stiamo vivendo solo una piccola parte, mentre questa è una realtà che insomma, l'Arezzo sta pagando a caro prezzo quello che è il periodo che tocca un po' tutti. Quindi, grande onore all'avversario. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. I ragazzi credo che stiano dando continuità anche in termini di crescita, al di là dei risultati. Dobbiamo riazzerare perché è un campionato molto molto complicato, dove ogni squadra, ogni avversario poi presenta delle difficoltà importanti. Abbiamo visto come a Verona, insomma, la partita è stata molto complicata. Domenica arriva un'altra squadra insomma, che ha bisogno di punti, poi c'è la Feralpi Salò e per questo dico dobbiamo riazzerare, ripartire per poi tirare le somme un po' più avanti. Sì, la fiducia però i ragazzi anche dopo la partita del Modena e quella del Verona hanno secondo me aggiunto fiducia perché quelle 2 partite sono usciti insomma, con autostima e con la consapevolezza che hanno fatto 2 partite diverse ma 2 buone gare. Siamo in casa, giochiamo insomma contro una diretta concorrente, partita alla portata, dobbiamo recuperare le energie e continuare su questa strada.